Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui per fare questo trapianto del... Vedete qui cosa c'è scritto sul cartellino? Vediamo se metto a fuoco melanzane. Ho scritto un po' così, ma va bene. Eccole qua, vedete che belle che sono queste piantine di melanzane. È freddo. Adesso se guardo sul termometro, vediamo quanti gradi sono. Scusate. Ci sono amici neanche 15 gradi, ci saranno 9 gradi, 10, 11, 11 gradi, 10 gradi, facciamola grande. Quindi adesso io devo fare un trapianto di queste melanzane, devo fare un trapianto veloce, quindi nel senso che trapianterò tutto sulle vaschette, dopo le vaschette ritorneranno in serra protetta dove ci sono 15 gradi più o meno, in una serretta classica da giardino, ecco, niente di più spettacolare. Ecco, allora io mi preparo per fare questo trapianto, adesso faccio tutti i miei buchetti. Le piantine qui sono belle grandi, faccio il trapianto adesso perché tanto dopo, come si dice, tanto dopo finiranno un'altra volta in serra, quindi avranno tempo di accrescersi ancora. Se per caso le giornate sono belle, le posso anche mettere all'esterno diciamo, che così si abituano all'esterno e via dicendo. Ok, questo è un lavoro un attimino complesso che bisogna stare attenti, ecco, ne ho già rotto una di piantine, comunque bisogna stare attenti un attimino a non rompere la radichetta che hanno loro. Vedete, certe piante stanno anche marcendo, diciamo, perché purtroppo io ho fatto una cazzata, è che ho fatto un piccolo errore all'inizio della semina, non ho forato la vaschetta, quindi la vaschetta non può scolare dal liquido, quindi purtroppo si tiene molto umido. Però noi per ovviare a questo problema, sapete cosa facciamo? Perché bisogna ovviare a questo problema in qualche maniera, facciamo il trapianto adesso sulle vaschette, quelle preformate, queste qua che state vedendo adesso. Così praticamente c'è una vaschetta preforata e tutto quanto quello che vuoi dire, che così adesso risolviamo il problema del ristagno idrico. Le poche piantine che rimarranno qui non verranno più innaffiate fino a che il terreno non seccherà, e quindi risolviamo questo problema. Ecco, potrei anche farli dei fori da sotto, basta che mi procuro diciamo un trapanino e vado a fare, nel senso, basta che faccio con un trapanino i fori sotto e risolvo il problema. Però eccoci qua. Questa, diciamo, amici, è una fase un attimino delicata del trapianto, però se vogliamo riuscire a crearci le nostre piantine, dobbiamo anche sapere che si va, diciamo, incontro a queste, non dico problematiche, ma si va incontro a queste piccole avversità, nel senso si va incontro a questi lavori un po' delicati che si stanno facendo. La vaschetta come sempre è stata riempita di terra, è stata riempita dei terricci che avevo io. Dei terricci universali che uso io, in questo caso però posso dirvela, ho aggiunto un po' di compost, così gli darà una leggera spinta alla piantina quando, diciamo, avrà bisogno. Poi io ho anche il concime liquido che io ho fatto io, quindi del concime liquido che ho fatto io, che utilizzo per fare la bagnatura delle piantine dopo circa una settimana che sono state trapiantate in vaschetta. È lì, basta.
dopo una settimana che ho fatto tre pinzette in vaschetta, il mio concime liquido che mi faccio io non è altro che un bel secchio grande, quindi uso un bidone, diciamo, bello grande, che tiene circa 100 litri di acqua, penso 100 litri di acqua, adesso non l'ho calcolato, ma comunque un bel bidone grande. Metto all'interno mezzo secchio di lettame e mezzo secchio di macerato di ortica fresca, e ci metto dentro qualche buccia di banana. Lascio tutto macerare per 2 settimane e poi lo posso utilizzare sia sulle piantine che ho io qua, quindi piantine da vivaio in questo caso, quindi qua piantine da orto piccole, sia le piantine che ho trapiantato sull'orto. Adesso che è venuto freddo gli ho dato una bagnata tutte quante con quel concime liquido che mi sono fatto io, perché così sentono meno gli stress. Ecco, ognuno può fare comunque le vostre cose, però secondo me non ha senso. Poi vabbè, adesso è il momento in cui siamo, non importa, però comunque non ha senso andare a comprare concime liquido e non sappiamo cosa c'è dentro, c'è soltanto la chimica, e quindi ci avveleniamo le nostre piante che mangiamo. Vabbè, per me non ha senso che quando ci facciamo il macerato di ortiche ci mettiamo dentro le bucce di banana, ci mettiamo dentro un po' di lettame, un po' di stallattico, il concime liquido l'abbiamo fatto e è molto naturale e fa molto bene alle nostre piante e darà una grossa vita alle nostre piantine. Ecco, dopo ognuno di voi può essere libero di andare a comprare i concimi chimici che ci sono in giro, però io sono abbastanza contrario, ecco, su queste cose qua. Ecco, il video è tutto, finisco. Il video è finito, ho fatto questo trapianto, adesso posso fare anche un'altra vaschetta. Comunque vedete, mi sono rimaste queste piantine qui, posso fare un'altra vaschettina. Io ritiro tutto in serra, perché comunque la temperatura esterna non è per niente calda, è molto fredda, quindi ritiro tutto in serra, anche se comunque 10 gradi li bastano per le melanzane trapiantate così, 10 gradi li bastano per sopravvivere, però se gli diamo un po' di più di temperatura si sviluppano meglio, stanno meglio. Ecco, io vi saluto, per questo video è tutto. Da Polo Fiat è tutto, ciao a tutti amici, alla prossima!